Barbara, adesso è arrivato il momento di un approfondimento che sta avendo un enorme successo. Stiamo parlando del progetto che stai portando avanti in prima linea tu insieme a Maria Carannante, dedicato al Conservatorio Braga. Voci dal Braga, questo veramente è un progetto, è un pensiero che abbiamo settimanalmente per questo mondo, il mondo del conservatorio, dove tanti sono i ragazzi, i docenti, i dipendenti, ma anche gli amanti della musica che si ritrovano intorno, dentro a questa istituzione storica. Ricordiamo, proprio è un'istituzione che nasce addirittura nel 1800, cioè il Braga in realtà nasce dall'antica associazione La Cetra per formare quelli che sarebbero stati musicisti del teatro comunale. Quindi una tradizione musicale che viene proprio da lontano, che oggi il Braga conserva e perpetua. E noi così con le nostre telecamere andiamo a scoprire le giornate al Braga, i ragazzi del Braga, i loro momenti più importanti. In questo caso, come oggi, siamo andati proprio in uno dei momenti fondamentali, quello il giorno della laurea. Siamo qui al Conservatorio Braga di Teramo in una giornata speciale per tanti studenti che oggi discutono la tesi. Un giorno particolare che chiaramente mette in luce le grandi emozioni dei ragazzi e anche un aspetto internazionale di questa istituzione. Vedremo ragazzi non solo italiani ma anche stranieri che si cimentano negli esami finali del triennio. Giovanni Ballista, il quale appunto diceva proprio che è inutile dividere la musica in serie A e in serie B, perché è impossibile categorizzarla e soprattutto non è accertabile dire che ad esempio la musica colta sia di serie A e la musica leggera sia di serie B, perché ovviamente la complessità è un qualcosa di soggettivo. È stato un percorso intenso, ma ricco di grandi ricordi che mi porterò per sempre dentro, che mi saranno sicuramente utili anche nella carriera. Il docente gioca un ruolo cruciale perché è come fosse un coach, un allenatore che sul campo ti vede crescere, ti vede evolvere, sbagliare, cadere, ma poi che ti accompagna a perseguire questa gioia, ecco, questa realizzazione. Qui accanto a te ci sono, sì, Alice e Leone. Allora, quanto bene volete alla zia? Tanto. Com'è andata la zia secondo te? Benissimo. Ero a te.
Grazie. Ciao, ti vengo a disturbare dopo il tuo esame finale. Sì. Senti, questo è l'esame del terzo anno? Sì, triennio. Del triennio. La tua tesi finale? Sì. E eri emozionata? Sì, volevo dare tutto quello che ho studiato qua, volevo dare il mio meglio. Sei russa, Anastasia. Sì. Come mai sei qui al Braga di Teramo? Ho scelto Italia, è chiaro, perché ormai opera è nata qua, quindi non c'è un altro paese dove puoi studiare opera. Perché Braga, non lo so, Dio ha deciso così. Dio ha deciso così. Sì. Senti, come è stato il tuo percorso qui finora? Impegnativo, difficile, e nello stesso momento ci sono tante persone che ti aiutano, che ti danno la mano, che ti mettono nella strada giusta. Questo è molto importante, soprattutto per i cantanti, che noi la voce abbiamo solo una. Quali sono i tuoi progetti? Non lo so, ho paura di dire perché non si sa quello che succede in futuro. Sono molto felice perché c'è stato un miglioramento evidentissimo in questi 3 anni, si è affidata e devo dire che i risultati ci sono stati. Sono molto contenta, molto orgogliosa di lei e le voglio molto molto bene. Appena concluso l'esame, la tesi, la conclusione di un percorso lungo tanto, 3 anni al conservatorio, ma da quanto tempo è che suoni? 3 anni di anzi 3 anni di percorso universitario triennale, ma in realtà prima di entrare al triennio ci sono tutti i corsi propedeutici, quindi penso che sono qui dentro ormai da 6-7 anni tra tutto. E ovviamente più il precedente percorso che mi ha portato ad iniziare lo strumento, che come tutti quelli di queste zone, ovviamente è stata la banda, che ecco. La banda di? La banda di Castignano, perché non che sono salutiamo. Abruzzese, sono di Ascoli. Diciamo, il percorso in conservatorio va al di là del semplice studio tecnico, è una vera e propria conquista, secondo me, sotto ogni punto di vista, anche da un punto di vista teorico, ti insegna davvero a vedere tutte le sfumature della musica. Ecco. Come si chiama il maestro che... Il mio maestro è Fabrizio Benevelli, è un emiliano. Viene da Parma e anche lui ormai sono 8 anni che sta qui in conservatorio, adesso proprio quest'anno ha deciso di trasferirsi per ovvi motivi di distanza, però ha lasciato davvero un bel segno in questa classe e all'interno di tutto il conservatorio. Dobbiamo fare la programmazione, e poi l'intervista finita dopo. Andiamo tutti. Dopo ampia discussione, abbiamo parlato, diciamo, 2 esami di questo livello era semplice dare una votazione, il nostro massimo sono 6 punti, in questo caso abbondavamo, diciamo, con i punti per cui conseguono
la laurea di primo livello con? Con i 110 e lode. E lascio la parola. Brava, brava. Bravissimo. Non ho niente da dire. È troppo emozionato. No, sono emozionato perché la mia classe negli 8 anni in cui sono stato qui ha avuto molta mortalità. Io la chiamo così. Cioè nel senso, tanti iniziano e tanti perdono coraggio, poi c'è una sorta di resistenza. Che io faccio provare ai ragazzi, perché poi il mondo fuori, insomma, non è così generoso. E quindi, che dire, insomma, io non ho mai voluto abbassare il livello da cui siamo partiti, e quindi in questi anni, insomma, le lauree non sono state tantissime, però quelle che sono state, dal mio punto di vista, eccezionali. Anche abbiamo qui altri ragazzi che hanno già, insomma, preso i loro riconoscimenti. E niente, un caro saluto a tutti i miei allievi, che non è un saluto perché è un arrivederci, perché intanto cose ne combineremo ancora, non piangete. A posto, grazie di tutto, ciao. Beh, una proclamazione eccezionale, 110 e lode, due musiciste, insomma, pronte per spiccare il volo. Speriamo, speriamo, ancora c'è tanta strada da fare, però sì, è un grande inizio. È un grande inizio, esatto, più che un traguardo è un grande inizio. Non allora abbiamo l'ora di continuare. Esatto, abbiamo visto parenti, amici, tutti in lacrime. Quanto è importante avere le persone che ci amano accanto. Tanto, sicuramente danno il giusto valore ad un'esperienza così dura comunque che è stata, perché oltre che alle grandi gioie ci sono stati tanti sacrifici, quindi la famiglia è importante. Sì, sì. Diciamo che è un percorso che richiede davvero tanto sacrificio, al di là dello studio teorico, ma proprio uno studio dello strumento assiduo, non permette mai alcun sì. tipo di mancanza, quindi... Sì. Perseveranza, certe volte potrebbe essere quasi difficile un attimo... anzi, può essere più facile mollare la presa, quindi sì, è necessario davvero tanto il supporto di chi ti sta intorno. Sì. Valeria, tu hai avuto anche un momento in cui abbiamo sentito all'inizio nella presentazione, ci sono stati 2 anni più difficili forse. Sì, diciamo che ogni musicista secondo me ha delle fasi di perdizione, delle fasi proprio di smarrimento. Io questa mia fase l'ho avuta, l'ho vissuta appieno, ma forse è stata proprio questa fase che poi mi ha ridato la spinta più forte, che attualmente mi fa dire: io la musica non l'abbandonerò mai, cioè quella cosa che fa parte di me per sempre proprio. Ci serve per capire che qualsiasi cosa accade nella vita non dobbiamo farci distrarre, esatto, mai dagli obiettivi, è niente. Vero. Esatto. Continuare con quello che abbiamo in testa, perché sì. poi arriva. Io queste ragazze le ho conosciute adolescenti, con tutte le caratteristiche dell'adolescenza, quindi abbiamo avuto gli alti, i bassi, un lungo percorso, abbiamo fatto in tempo a cambiare 3 sedi dell'istituto e anche vari regolamenti ministeriali, per cui oggi possiamo dire che queste ragazze sono laureate a tutti gli effetti. Qualcuno non sa che la laurea in sassofono o in qualsiasi altro strumento musicale è una laurea spendibile per qualsiasi ambito o concorso in cui ad esempio il titolo d'accesso sia la laurea. Quindi finalmente il nostro percorso è parificato a tanti altri percorsi universitari.
Anna Chiara partiva con un bel voto, con una bella media ponderata di 106 e ha un bel percorso, la commissione ha deciso di dare il massimo più la lode. Complimenti. Sono ragazze speciali con le quali ho fatto un grande percorso da tantissimi anni e tra l'altro girando i vari conservatori dove sono stato. E tornare qui in Abruzzo, che è la mia terra, e vedere queste ragazze che da piccoline, adesso donne, che si laureano, che finiscono un percorso, è una grande soddisfazione. Lei si laurea con 107 su 110. Che emozione ci hai avuto? Tanto. Ti prego.